Grazie.
Io, fratelli, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Thank you.
Cristo nella cena pasquale ha donato il suo corpo e il suo sangue per la vita del mondo. Riuniti nella preghiera di lode, invochiamo il suo nome. Cristo, pane del cielo, dà a noi di vita e Cristo, figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di celebrare l'Eucaristia in tua memoria, fa che partecipiamo sempre con fede e amore a beneficio di tutta la Chiesa. Cristo, pane del cielo, Cristo, unico e sommo sacerdote, che hai affidato ai tuoi sacerdoti i santi misteri, fa che essi esprimano nella vita ciò che celebrano nel sacramento. Cristo, pane del cielo, Cristo, che riunisci in un solo corpo quanti si nutrono di uno stesso pane, accresci nella nostra comunità la concordia e la pace. Cristo, che nell'Eucaristia ci dai il farmaco dell'immortalità e il pegno della risurrezione, dona la salute agli infermi e il perdono ai peccatori. Cristo, pane del cielo, Cristo, che nell'Eucaristia ci dai la grazia di annunciare la tua morte e risurrezione fino al giorno della tua venuta, prendi partecipi della tua gloria i nostri fratelli defunti. Cristo, pane del cielo, Pater Noster. Del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.